fortuna. Buongiorno una minchia e bentornati nella casa del diavolo a spasso col Tringa nella macchina infernale. Il Tringa è sempre presente, iscrizione, campanellina, pollice in su per il Tringa, bla 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 bla. Nel primo commento team maglie calcio, in descrizione tutti i miei social e Matteo Chiamenti. Andate a vedervi il video di ieri sera di Matteo, è il video di una persona lucida che capisce di calcio. Andatevelo assolutamente a vedere, il link in descrizione, il canale di Matteo Chiamenti, il milanista qualunque. Allora ragazzi, prima di partire con la partita, due cose sopra tutto i tifosi che ieri sera hanno dato prova di essere, San Siro ha dato prova di essere lo stadio più bello d'Europa, tifosi del Milan che non guardano quello che succede ma che pensano solo e soltanto a star vicino ai ragazzi, e questo è una cosa che a me fa venire la pelle d'oca perché mi riporta indietro nel tempo di tanti anni, mi fa vedere un attaccamento e a questa squadra, quello che si è creato fra noi e i giocatori in campo è stupendo, uno stadio eccezionale. Ieri sera a inizio video ci saranno dei video che ieri sera mi sono arrivati direttamente da San Siro, e veramente il tifo del Milan, i tifosi del Milan sono eccezionali. Bellissimi, complimenti a tutti, rinnovo i complimenti alla Curva Sud, eccezionali, bello, mi dispiace non poterci essere in questo momento, mio padre non sta bene, sapete che sono qua anche per quello, ma proprio per una scelta di vita che mi ha portato a trasferirmi al sud. Da gennaio il rientro a Milano è assicurato almeno due volte al mese, per il momento salto, e saltare queste partite è la cosa che mi sta facendo più male di tutte, sento proprio la mancanza di San Siro, sento la mancanza dei miei fratelli allo stadio, sento la mancanza di stare vicino ai nostri ragazzi, in un momento in cui stare vicino ai nostri ragazzi è stupendo, è bellissimo, è importante, quindi grandi tutti i tifosi del Milan, grandi chi c'è allo stadio, chi non c'è allo stadio, bello vedere questo attaccamento e quello che si è creato fra noi che siamo il dodicesimo uomo in campo e questa grande squadra, perché ancora ieri sera abbiamo dimostrato di essere una grandissima squadra. E veniamo al tasto dolente, la partita di ieri sera. Allora, primo presupposto: se io dovessi pensare o credere alla mala fede, come vi ho detto tante volte, smetterei immediatamente di guardare il calcio. Ma io non credo alla mala fede, credo molto di più alla poca competenza degli arbitri in Italia e in Europa. Ma se fino a oggi continuiamo a sentirci dire che gli arbitri in Italia sono scadenti, non mi sembra che in giro per l'Europa vada tanto meglio. Ieri sera è stato un'escalation di cose strane, di cose fatte male, e un arbitro che condiziona il risultato, toglie al popolo del calcio la bellezza di una partita, il vedere una partita, perché questo è successo ieri sera. Ieri sera è stata tolta la possibilità a chi
guarda calcio, non solo ai tifosi del Milan, ma a chi guarda calcio, di guardare una partita. Ieri sera è stato una cosa impressionante. Quello che si è visto ieri sera, probabilmente io in 40 anni non l'avevo mai visto. Non l'avevo mai visto, nemmeno l'anno scorso con l'Atletico Madrid mi sono sentito così tanto defraudato del calcio, non del risultato del Milan, del calcio. Io sono un amante del calcio e ieri sera mi è stato portato via il calcio. Questo non è più calcio. Io non lo so perché l'UEFA debba mandare un arbitro incompetente che aveva già dimostrato di essere incompetente in una partita importante come quella di ieri sera. Ieri sera si giocava in uno degli stadi più belli d'Europa e del mondo, con in campo due squadre, una a livello storico fra le più importanti del panorama mondiale e una che 2 anni fa ha vinto la Champions League. Io non ho capito queste designazioni da dove arrivano. Credo all'incompetenza degli arbitri, ma credo anche a un'altra cosa. Il Milan dà fastidio. Il Milan dà fastidio in Italia e lo stiamo vedendo tutte le domeniche, lo stiamo vedendo sempre da 3 anni a questa parte, ma dà fastidio anche in Europa. Il Milan ha avuto la forza di far star zitta una potenza come l'UEFA. Il Milan solo 4 anni fa non partecipava alle coppe europee. Nel giro di 4 anni, di 3 anni e mezzo, è riuscito a mettere a posto i conti e addirittura a vincere. E questo dà fastidio a molti, a molte superpotenze europee che buttano via un sacco di soldi, buttano via un sacco di soldi e rimangono col cerino in mano. Perché mi vengono in mente Manchester City, mi viene in mente il Paris Saint-Germain, mi viene in mente la Juventus, mi viene in mente l'Inter, mi vengono in mente la Roma, mi vengono in mente tante squadre che spendono tanti soldi e poi non arrivano mai al dunque. Non arrivano mai al dunque perché? Perché non hanno un progetto. Oggi il Milan è la squadra che fa scuola a tutte le altre squadre europee, fa capire a tutti che non è necessario fare grandi cose. Basta se per andare contro l'UEFA, basta semplicemente avere un progetto. Per andare contro le superpotenze che pensano che il calcio sia fatto con i soldi, basta semplicemente avere un progetto. Mi chiedete di analizzare la partita? Vogliamo analizzare la partita? Di che cosa parliamo? Perché ieri l'unica partita che ho visto sono stati i primi 20 minuti, nei quali si stavano affrontando due squadre a viso aperto. In quei 20 minuti il Milan stava facendo vedere di poter essere anche superiore al Chelsea. Ieri sera sicuramente il Milan aveva approcciato la partita non come all'andata. Sicuramente il Milan in quei 20 minuti stava schiacciando il Chelsea nella propria metà campo. Sicuramente in quei 20 minuti nel Milan e nei giocatori stava maturando il pensiero di poter far male al Chelsea. Poi, per carità, io sono convinto che sul rigore dato al Chelsea con in porta Mike Maignan non sarebbe mai successo. Io sono sempre più d'accordo con quello che dice Mario, e quello che dice Mario viene, il riscontro ci viene ogni partita che stiamo giocando senza Mike Maignan. Tatarusanu, con tutto il bene che vogliamo a Tatarusanu, con tutto il rispetto che ho per Tatarusanu, che fa parte e ha grande merito nello scudetto vinto nella scorsa stagione, però Tatarusanu non è portiere da Milan. Oggi il Milan ha un solo punto debole, il portiere. E questo è un dato di fatto, ragazzi. Il fatto che il Milan abbia un punto debole in porta è sotto gli occhi di tutti. Chiaro che siamo stati molto sfortunati in porta, perché nessuno avrebbe mai pensato che Mike Maignan in 2 anni si facesse male 2 volte e in 2 anni potesse star fuori 4-5 mesi.
È quello che è successo. Chiaramente il Milan non lo pensava, anche perché lo strapotere fisico di Mike Maignan è sotto gli occhi di tutti. Siamo stati sfortunati. Il Milan non ha pensato che anche in quella zona di campo, anche in porta, abbiamo bisogno di un secondo portiere di livello, che è una cosa che hanno tutti i top club europei. Tutti i top club europei, ma anche quelli scadenti, come l'Inter e la Juve, hanno in porta un primo portiere, ma è un secondo portiere che in altre squadre farebbe il primo. Quindi mi viene in mente la Juve con il codice fiscale Perin, anzi secondo me Perin è meglio del codice fiscale, l'Inter con Onana e Handanovic, ma tante tante squadre. Guardate il Chelsea ieri sera, ieri il Chelsea teneva fuori Mendy e faceva giocare Oblak. Quindi ragazzi, è un punto debole del Milan. Il Milan lo risolverà, probabilmente lo risolverà, non dico a gennaio, ma la prossima stagione arriverà un portiere di livello anche come secondo. Io continuo a ripetere che Mirante secondo me è meglio di Tatarusanu. Però vabbè, nei 20 minuti, ragazzi, nei 20 minuti stavamo potevamo vincere la partita. Ieri sera l'approccio è stato importante, ieri sera il Milan voleva dimostrare di aver reagito alla sconfitta dell'andata, ieri sera il Milan voleva far vedere a tutti che in Europa ci siamo anche noi, che per il momento non è solo il campionato il nostro obiettivo, ma anche l'Europa. Poi ragazzi, allora io ieri sera, nel video di ieri sera, ho parlato di Superlega. Ragazzi, la Superlega in questo momento esiste già. E adesso parlo con Ottavio, che ogni volta scrive la sua minchiata quando parlo di Superlega. La Superlega era sbagliato il concetto, come è stata presentata e come avrebbe e come doveva essere la filosofia della Superlega, perché anch'io sono per la meritocrazia del calcio. Ma siccome, caro Ottavio, tu non sei mai andato a leggerti lo statuto della Superlega, nel secondo statuto della Superlega, quindi non sai nemmeno di cosa parli, e io a differenza tua sì, so di cosa parlo. La Superlega nella seconda lettera aveva detto che la meritocrazia avrebbe fatto parte della Superlega, ovvero se Udinese e Spezia sarebbero arrivate fra le prime quattro in campionato, avrebbero potuto partecipare alla competizione europea della Superlega. Però siccome voi dovete parlare, ragazzi, io non sono sul web a farmi leccare il culo da voi, non è che perché mi scrivete bravo Tringa, bravo, sei il numero uno, allora io se vi devo dire che ne state scrivendo stronzate non ve lo dico, ve lo dico lo stesso. Ve lo dico lo stesso, io non sono né in Rasta, né Total Fred, né lo Zoccolo Duro, con tutto il rispetto che ho per Luca, col quale abbiamo risolto e stiamo anche parlando, anzi ringrazio Luca perché mi ha aiutato a risolvere un problema in questi due giorni, quindi grazie Luca, ciao Luca. Io non sono qua a farmi leccare il culo da nessuno, io sì vi devo dire che state dicendo una cazzata, ve lo dico anche se un secondo prima avete fatto 20 euro di donazione. E se mi scrivete tutti i giorni che sono il numero uno, io non sono il numero uno di niente, io semplicemente condivido con voi un pensiero e stop. Io non ho bisogno che qualcuno mi dica che io sono il numero uno, lo so, sto scherzando. Quindi ragazzi, parliamo di Superlega. La Superlega esiste perché se no a Manchester City, Chelsea, questo, quello e quell'altro non sarebbe permesso di fare quello che vogliono, e oggi la Superlega esiste e noi non ne facciamo parte. Perché voi pensate che l'Udinese possa vincere la Champions League? Assolutamente no. Voi pensate che il Torino possa vincere la Champions League? Assolutamente no. Quindi non cagate il cazzo con le vostre stronzate. E poi comunque se una squadra di queste in Italia, ma anche in Europa, dovesse arrivare fra le prime quattro, allora queste entrerebbero a far parte nell'anno successivo alla competizione europea. Ma siccome voi non avete letto un cazzo e non sapete un cazzo, parlate perché quello là sopra vi ha dato l'aria. Allora, prima di parlare con me di certe cose, informatevi e poi parlate, perché se no state muti, perché se no quando prendete del coglione non mi venite a dire ah perché mi hai dato del coglione, perché se io parlo di una cosa è perché sono informato, ok? Quindi spero che al più presto succeda qualcosa, perché l'UEFA ormai è diventata improponibile.
Ragazzi, questo è quanto. Vi voglio bene a tutti, sempre forza vecchio cuore rosso nero. Ricordatevi che su questo canale Stifa la vecchia maniera, noi siamo vecchio stampo. Ciao a tutti. Ho incazzato nero stamattina. Vaffanculo. E speriamo che le merde perdano stasera.